Ragazzi, ci siamo, trailer di Sparking Zero. Non posso guidare tardi, ma dobbiamo vedere questo trailer. Vediamolo subito, Madonna. Troppo gasato. Vediamo, 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 vediamo. Ok. Selezione personaggi. Ok, gameplay. No! Puoi giocare con la sci... No! Mamma mia! The Super Saiyan within me erupted to life! Let's see if you can keep Che roba, che roba! Let me show you! Super Vegeta, Super Vegeta! I am going to win! If that's what you want, then I'm not gonna waste any time. I'm quite eager to see how you've been training in the afterlife. Incredibile! Super Saiyan 3. Oh, che bello! Better be ready to kill me. For you to go this way, you must have wanted to settle the score real badly, huh, Vegeta? Ma che cazzo! I will defeat you this day! So this is a Super Saiyan God's power! I'm tired? Too bad! Mio Dio, mio Dio! For what's beyond strength. There's no limit to the strength of the Saiyans. Breakthrough? The limit! My lord. Oh mio Dio, ma quelli sono tutti i personaggi. Mio Dio, ma che cavolo abbiamo appena visto? Che diavolo abbiamo appena visto? Guarda quanti personaggi qua. Madò. Ragazzi, che bomba. Che bomba. Cioè, questi sono tutti i personaggi che ci saranno. Cioè, tipo, è questa la selezione in stile Racing Blast, tipo. Mamma mia, che figata, ragazzi. Che figata. Allucinante. Sì, questa è la selezione personaggi. Ma non abbiamo la data. Niente data. Cioè, neanche l'anno hanno detto. Niente proprio, sempre wishlist. Vabbè, però comunque me lo aspetto quest'anno, forse vabbè, c'è ancora tempo per rivelarlo, però intanto ragazzi, ma che cazzo di trailer? Ma che cazzo di trailer? Mio Dio, forse Goku un po' troppo secco qui con il Kaioken, un po' troppo secco. Ed è strano perché comunque hanno fatto Super Vegeta tutto pompato, quindi non capisco perché non abbiano fatto anche lo stesso per Goku Kaioken. Madonna, si può giocare con la scimmia. Che figata, che cazzo di figata. Ma poi è tutto bello da vedere. Ma tutti i personaggi, gli scenari. Ma che cazzo hanno fatto? Tutti gli effetti. Le aure, ma è tutto incredibile. Guarda il Super Saiyan 3 qua. Io non ho mai visto un Super Saiyan 3 così bello in un gioco di Dragon Ball. Beh, forse in Fighters sì, ma guarda. È bellissimo, è bellissimo. Non me l'aspettavo, cazzo. Sempre, cioè, ad ogni trailer è sempre più bello. È sempre più bello. Cioè, veramente, guarda, non ho potuto gridare abbastanza perché è tardi, ma se no, veramente, buttavo giù la casa. Peccato per la data. Ma neanche l'anno generico hanno dato, neanche un 2024 così, a caso. O 25. Vabbè, ma c'è tempo comunque, c'è tempo. Ma oh, raga, bellissimo. È troppo bello, ragazzi. È troppo, troppo, troppo bello. Comunque, Budokai Tenkaichi Series, se ancora qualcuno avesse il dubbio, siamo sempre nella serie Budokai Tenkaichi. È confermato, ragazzi. Questo è Tenkaichi 4. E quindi questa selezione personaggi, sì, in stile... Vabbè, no, non penso che apparirà così nel gioco, perché è un po' bruttino così, onestamente.
con queste icone. No, non penso. Però ci fa capire che ci saranno diversi personaggi, diversi stili dei personaggi in base anche alla saga, come era proprio appunto Budokai Tenkaichi. Ragazzi, io non ho parole. Poi con calma lo analizzeremo ancora, però per adesso wow ragazzi, fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale, ci sarà da divertirsi con questo gioco, non vedo l'ora che esca. Si sapesse però almeno l'anno, mannaggia, almeno l'anno. Vabbè, comunque ragazzi, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video, ne parleremo ancora perché sto trailer me lo rivedrò 150 miliardi di volte e ci sarà tanto da dire, ci sarà tanto da dire, fantastico. Ragazzi, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.